E là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte. Siamo su Zelda Breath of the Wild. Questa volta finalmente andremo al castello di Ganondorf. È da un po' che vi avevo detto che ci sarei andato, ho sempre rimandato per via di varie cose che sono successe, che comunque volevo portare prima, come per esempio le subquest, i Korogu e tutte le altre cose. Per cui ho sempre rimandato questa cosa. Però adesso basta, cioè adesso voglio andare al castello di Ganondorf. In questa parte esploreremo tutto il castello di Ganondorf, tutto l'esterno che c'è da fare. Sconfiggeremo i mostri che troviamo. Non so se adesso li sconfiggeremo tutti, però. Ok, ma qua c'è. Non so se li sconfiggeremo tutti, però una buona parte li voglio far fuori. Fatemi vedere dove sta andando. Stiamo andando stortissimi, Francesco, ok. Sono con Francesco, sì, perché mi sembrava giusto portarlo dietro con noi. Ovviamente non verrà a castello, lo abbandoneremo lì di fuori. No, non ho detto abbandoniamo, eh. Lo lasceremo lì di fuori un attimo. Glielo prestiamo al campo, diciamo, ecco. Lì c'è pure. Aiuto. Francesco, devi correre per la tua vita, Francesco. Corri come non hai mai fatto. Aiuto! Franci! C'è un Korogu lì! C'è un Korogu! Lascia stare Francesco, eh! Io non c'ho nessun coso equipaggiato. Forza! C'è sto scudo che è fenomenale! Cioè, contro di loro sto scudo è il paradiso. Cioè, guarda, no, non faccio neanche il contrattacco. Fa da solo. Cioè, lui li respinge dritti praticamente. Oh, cacchio, no, cosa fai? Ok. Ho schiacciato il tasto per sbaglio. Lui praticamente tiene dritto il colpo che gli arriva. O se gli arriva da lato lo spara a lato. Comunque, riflette. E senza che tu faccia qualcosa, non devi fare niente. Qua c'è un Korogu comunque. Ah, sì, poi vi faccio vedere anche. Ho fatto una roba che, cioè, in realtà. Ho fatto tutto, vedete tutto il campo qua è tutto pulito. Questo perché ho distrutto tutti i Inox, Stalinox, Moldenottere, tutti quei mini boss del cacchio, no? I Sassorok, Glaciorok, tutti. Li ho distrutti tutti e poi ovviamente mentre mi giravo intorno prendevo anche i Korogu. Per cui, appunto, ho preso un sacco di Korogu. Mi pare che adesso sono quasi a 350. Cioè, se voi guardate, gli spazi, ho tutte le armi piene. Cioè, ho tutte le armi e non mi fa più ampliare la borsa delle armi. Ho tutti gli archi, non mi fa più ampliare gli archi. Il fatto è che qua mi manca uno slot. Ok? E sto pensando che non vorrei che ci fossero le frecce di luce. Non so se avete presente Zelda Twilight Princess, che vi danno le frecce di luce. Non vorrei che ci fosse quella appunto per sigillare Ganondorf, non lo so. Comunque mi mancano gli scudi. Gli scudi non dovrebbero costare così tanto, però. Insomma, mi mancano quelli. E poi nient'altro, non so. Non so quanti semi mi manchino. Da quello che ho letto in giro dovrebbero volercene 400. Probabilmente erano 66, adesso non mi ricordo neanche più quanti ne avevo letti. 466 forse? O 416? Non lo so, c'era un 6, c'era sopra i 400 e sotto i 500 comunque. E quelli sono i semi che servono per ampliare tutti gli spazi. Dopo ciò non c'è più bisogno di prenderli, a meno che non volete appunto prenderli tutti i 900 come me. Qua ce n'è uno. No? Ok. Allora, aspettate. Ok, noi dovevamo andare dritti. Lo lasciamo lì fuori, grazie anche Mifa. Così adesso arriva anche l'egida di Daruk. Là c'è un guardiano? Eh sì. Guardiani non c'ho voglia di farli questi qua esterni. Ci abbiamo un sacco di lavoro da fare dentro. Ma un sacco. Abbiamo veramente tanti guardiani da sconfiggere. Come vedete ho l'armatura ancestrale. Poi in realtà stavo pensando che dentro mi toglierò anche la maschera Korogu. Perché non so quanti Korogu ci possono essere.
Francesco, un attimo che c'ho da fare. Chiamatemi Bru. Non devo fare niente. C'è bisogno. Cioè, è un po' brutto così, eh. Però non c'ho voglia di sprecare cuori adesso. Cioè, roba che se manco appunto un guardiano così mi colpisce, mi toglie tutti i cuori. Non c'ho voglia. E li ho appena fatti. Però la spacco comunque sta roba. E grazie. Grazie mille. Oh, salve. Cos'è? Aia! L'ho detto adesso, non voglio sprecare i cuori, maledetto schifoso. Francesco, andiamocene via. Qua non ci vogliono. Maledetti. Oh, guarda là, c'è un altro. Che bellezza. Che bellezza. Piano, Francesco. Non farti notare. Ma cerchiamo l'entrata principale. Che è questa, semplicemente. Non questa. Ah, quella lì, guarda, c'è anche il cancello. C'è anche il cancello. Io ti lascio proprio davanti al cancello. Qua ci vedranno tutti. Ehi! Ehi tu! Ma porca vacca, sto parlando! Francesco, stai calmo! Francesco, calmo! Francesco! È tutto sotto controllo, Francesco! Ma t'ho spaccato un braccio? Mi dispiace! Oh, ma no, no, tranquillo! Non volevo, giuro! Deve esserci un malinteso, io non ti voglio far male. Sto solo cercando di spaccarti. Tranquillo. Oh, si è girato. Ma io posso comandarli sti cosi, maledizione. Sapete che è bello andare in giro con sti cosi? Forse nel dopogioco? Francesco, tutto a posto. C'è pure un corogo da qualche parte. Niente qua sopra. Oh no, la pioggia però non aiuta. La pioggia non aiuta per niente. Oh, qua. Non ho archi. Sì, purtroppo con. C'è un sacco di robe reali. Oddio, quante poche frecce. Mi sono dimenticato di dover andare a prendere le frecce. Uno. Maledizione. Bello. Quelli piglio tutti. Aspetta, dammi un arco con multiplo tiro. Quelli prendo tutti. Orca vacca. C'ero vicino. No, 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 che cacchio fai? Che cacchio sprechi? Piano. Niente, vabbè. Piano. Quello mi sa che si può prendere. Voi avete l'arco per 5 o per 3 anche forse. Cioè, in realtà non so se basta una freccia. Nel senso che se tirate una sola freccia vi trapassa gli altri anche. Quello non lo so se funziona. C'è un altro? Quanti cacchi di corogo ci sono? Come faccio a togliermi la maschera? Non posso togliere la maschera. No, ma chi se ne frega del corogo? Al diavolo, tanto me li devo cercare tutti dopo. Me li dovrò cercare, quindi. Per adesso. Concentriamoci solo sul cercare. E uccidere questi cosi. Che spari? È scemo? Ci concentriamo a uccidere tutti questi esterni. Dobbiamo trovare la prigione soprattutto. A me interessa un sacco la prigione. Dobbiamo trovarla in sta parte. Ma questo? Posso buggarlo? Loser. Sì, allora no, aspetta, aspetta. Freghiamocene dei Korogu, mettiamoci tutta la roba ancestrale e via. Voglio vedere quanti danni mi fa, perché prima mi ha colpito, mi ha tolto, guardate, un cuore e 3/4 praticamente. Oh, dove vai?
E qua il tuo nemico, eh? Guardate che ignorante. Mi sento ignoratissimo. Schifoso. Mi ignori? Come osi? Ah, pure loro ci sono in mezzo. Che cacchio ci fa gli Iga in mezzo? Guarda come lo ribalto. Palle gli Iga anche. Ma non rompere. Dammi i tuoi soldi. E la tua banana. Banana. Allora, da che parte sto andando? Ah, no, no, aspetta. Ah, ma cacchio. Ah, non siamo dentro il castello. Ah. Ah, ok. Ma pensavo di essere già dentro. Ma invece sono. Ma invece si può dire? Ma invece? Oddio. Non è tipo ma però? Penso di sì. Penso sia la stessa cosa. Scusate, non parlo italiano ancora bene. È da poco che sono in Italia. Ehi. Ciao, sono qua. Cosa vogliamo fare? Oppala! E poi ti spacco. Forse. La spada non si consuma, vero? Sembra di no. Sembra che non si consumi. Quante vita c'hai? Ah, ok. Molto bene. Non so cosa farmene adesso di tutte ste robe in realtà, sapete? Perché bene o male ho fatto tutto. Cioè, ci potrei prendere le ultime armi, ma non me ne faccio niente delle armi ancestrali. Cioè, dopo sta parte ci avrò solo Ganondorf da battere. Quello lo bugghiamo. Nope. Ciao. Scusa, no, volevo buggarti un attimo, ma. Che cacchio fa? Oh, perché non me lo prende? Raga, perché non. Niente, vabbè. Capita così. Quello muore. Ciao. Non lo so, non ho capito. Cioè, non me lo segnalava come. Non me lo targettava. Quello muore. E Madò, quando mi hanno detto che si poteva fare sta roba e l'ho provata e funzionava, è stato fantastico. Dove sono? Ah, in mezzo, ok. Ok, subito. Di là allora. Guardalo! Sì, c'è l'entrata! C'è l'entrata! Ok. Ok, ci siamo, aspetta che cambia canzone. No. Corri Link. Siamo arrivati. Cacche di portone. Apriti sesamo. Eccoci. Allora. Calmi. Abbiamo scudi ancestrali. Vabbè, quelli non ci interessa. Spada suprema. Ok. Però ci servono gli archi. Archi buoni. Questo qua in realtà pensavo di spaccarlo dopo. Dopo lo spaccheremo. Quando saremo. No, che cacchio sprechi frecce, Link? Mannaggia. Frecce ancestrali. Perché questi cosi volanti li uccidiamo con le frecce ancestrali. Quei robi là no. Ok, stai buono. Accidenti.
Cioè, sì, li uccidiamo con... Perché non muore? Perché non muore sto coso? E muori! Ma guarda te! Ma forse non lo prendevo nell'occhio? Che è ancora? È da là sopra addirittura. No, vabbè, tranquillo. Arrivo anche da te, arrivo. Arrivo anche da te. Ma c'è un'entrata là sotto. Quanti siete? Quanti? No, ma non vale così. Non è corretto. Aspetta, io sto guardando là sotto. C'è un'entrata? Qui. Yes. Che non vorrei che fosse quella della prigione, perché... Boh, è bassa. Un po' di lumiseriti. Voglio far vedere una roba, guardate. Cioè, dopo tutti i sassorock e robe che ho fatto, ho 124 ambre, 74 lumiseriti, 16 diamanti. Aspettate, dove che sono? Qua, guardate tutte le robe di Inox, molde nottere. Ho fatto... per questo perché le ho distrutti tutti. E il fatto è che praticamente... li ho anche usati. Cioè, li ho venduti molti... E qua il scudo? Ah no, un diamante, vabbè, a caso. Cioè, molti... molte ambre, molte cose le ho vendute. Perché tanto non me ne facevo niente. Che palle sti ghiaccioli. Dovete lasciarmi stare. Chiama anche il fratello. Venite di qua. Oh, qua c'è un... Cosa fai, Link? Venite qua, venite. Ehi. Ehi, piccoli. Cacchio andate. Vi ho detto venite qua. Ah, controlliamo bene, perché se c'è qualche scrigno... Qualche scrigno nascosto. Può esserci la... La... Com'è che si chiama? Lo scudo. Muori. Oh, oh, oh. Forza. Non so dove sto andando, Se l'ho trovato a casa sto coso. Sto posto proprio. Buonasera. Questo cos'è? Ah, un guardiano. Uova. Grazie. Cosa? Un Korogu. Che cacchio è? Uovo bollito? Uovo bollito. Aspetta. Uovo bollito. Ma si mangia? Devo mettere le uova qua dentro? Ah sì, ok. Che figata. Ok, allora uova a me. Opa là. Ah, ok. Non ho fatto il verso. Ok, quindi anche dentro proprio il castello c'è... Ci sono Korogu? Ma questa è una terme. Una terme. Ok. Così almeno ci siamo risanati. No, aspetta, ma è finito? È finito qua? Ma no. Ah no, aspetta. Ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Che ha detto no? Pensavo di aver trovato le prigioni, non per una volta. Ma dove sto andando? Io sto entrando. Cioè, sto entrando ma da un'altra parte. Anche se da dentro io praticamente ho distrutto già tutto. Cioè, mi pareva di aver trovato già tutti i muri. O no? O sbaglio? Dove cacchio stiamo andando? Cioè, questo è senza dubbio un so... Damn it!
C'è una alabarda da guardia reale, te? Te hai una alabarda da guardia reale? Schifoso, mettila giù. Lasciala, è mia. Dobbiamo spaccare un po' di roba perché... Per un certo senso la voglio. Ok. A parte che ho un ramo. Forza. Quella è mia. Hai un'alabarda da guardia reale? È mia. Cioè, stiamo scherzando? La parte da guardia reale gliela lasci a uno come quello? Assolutamente no. Ma che posto è? Cioè, è inutile, è chiuso. C'era giusto lui con l'alabarda. Come si può salire? Oddio, qua si sale. Qua si sale anche. E si arriva? Dove arrivo? Eh sì che si sale, cioè c'è pure la roba messa. Ok, però non sembra esserci niente. Ma l'ha messo qua sopra lo scudo, ci scommetto. No, ma avete detto che era nelle prigioni. Però queste non lo so, cosa sono? Che cacchio sono queste? Torri di controllo, boh. Ok, penso di qua non si va. Per cui... Salve! Si entrava anche dal di fuori comunque. Si entrava anche dall'esterno. E boom, ma cos'è sta roba? Cioè questo è sempre il dentro del castello, ma qua non c'ero mai passato. A parte perché ci sono anche i cosi. Ci sono sti robini. A parte quello. Togliti. No, io qua... Cioè, questo è il dentro del castello che non avevo esplorato. Voilà. Hai qualcosa da darmi? L'Izzlumerang triplo lo voglio. Cioè, grazie davvero mille. L'Izzlumerang triplo faccio i peggio danni. Ma qua vado giù. Zona di addestramento. No, ma che cacchio di posto abbiamo trovato? A parte che ci sono due. Porca vacca. Porca vacca. Ci sono due cosi d'argento. Tocca tirare le peggio botte per... Tanto non mi si spacca sta roba. Cioè potete arrendervi direttamente. Zona di addestramento però mi sa molto di prigione, eh. Cioè nel senso... nel senso che... Mi dice molto che le prigioni sono vicine. Qua tutto da bruciare. Madò, dove stiamo andando? Guarda dove cacchio stiamo andando. Io devo fare l'esterno. Cosa mi dai? Dente di Neldra. Cosa? A caso? Aspetta, aspetta, aspetta. Qua ci sono delle armi. Ci sono delle armi e la volta buona che troviamo lo spadone. No, spadone, quello è uno scudo arrugginito. È la volta buona, eh. Lì sotto ho visto qualcuno. E là. Tieni. Piace. Vengo io da te, vai tranquillo. C'è lui! C'è lui! Un cacchio enorme!
C'era lui, c'era lui! Oh, dammi qua! Foto! Dov'è? Madonna, ho sparato nella guardia reale! Non si vede un cacchio, ma ce l'ho! Mia! 99! Super attacco più 27! Aspetta, super attacco più 27, quindi fa tipo... aspetta, 99, 27 sono 72. 72 non è per niente male, anche 99 farò... Porca vacca! Che bestia! Qua c'è un altro dente, dammi un altro dente, lo voglio. Scudo bestiale divino, vabbè. Niente, preferivo un dente. Madò, 99, vabbè che abbiamo l'altra da 103. Però 99 è tosto, eh. È bello grosso anche quello. Mamma mia. Lo sapevo che era qua, ci scommettevo tutto. Qua tra l'altro si sale? Cioè, si potrebbe salire. Teoricamente. Cioè, noi possiamo. Altra roba. Altra roba del tipo. Arco falcone. Arco falcone che... Perché non c'ho la foto? Perché non ho la foto dell'arco falcone? Non è quello di... O sbaglio? No, non può essere quello del campione. Di Revali. Posso prenderlo? Sì. Non lo so, intanto me lo tengo perché se... Ma no, mi pare strano, non può essere il suo. Niente, stavo scherzando, non dico niente. Per, è un po', per me è un po' tipo... C'ha lo stesso nome. Non mi ricordo come si chiama quello di Revali, eh. Però era simile. Ah, ma qua? Qua si va. Oddio, no, da dove vengo io? Ah no, da sopra vengo. Forse. No, vengo da qua. Salve. Oh, dammi qualcos'altro di bello. Cacchio, dente di Neldra. Queste le accetto, dato che mi servono. Dente di Neldra è bello, eh. Non so cosa serve, probabilmente per potenziare delle armi. Questa si apre? Con... no. Niente. Ok. Questa era la zona d'addestramento, quindi. Si passava da lì, teoricamente, da quella porta, però essendo chiusa... Abbiamo dovuto fare un po' un altro giro. Ok, ci sta. Lì ci ho ucciso un Lizalfoss. Per cui direi che si può andare di qua. Si scende ancora. Ah, è chiuso anche qua. Niente. Pensavo si potesse fare qualcosa, no? I don't understand. Quindi ho fatto tutto qua. Cioè era questo il... Perché raccolgo scudi che fanno schifo? Vabbè, sappiamo cosa buttare. Quindi era tutto un pezzo per arrivare là. O sbaglio? O c'è qualcos'altro? C'è qualcos'altro. C'è sempre qualcos'altro. Salve. Spade reali. Scudo reale che poi lo tiro su. Altre frecce ancestrali molto buone. Ecco, vedi, è arrivato il momento di buttare scudi. Però di qua si sale? Ah, oh mio Dio, ma quanta roba sto trovando? Sono fuori. Ciao zio. Ok. Siamo fuori. Pure mi sembra di aver dimenticato qualcosa.
C'era tipo quell'altro, cioè perché io sono salito a caso per conto mio, no? Però mi pare. No, da dove cacchio sono finito? Cioè, perché c'era il pezzo, no? Io sono salito sopra e poi sono arrivato alla zona d'addestramento qua. Però potevo anche non salire. Ti avete presente? Dove ero prima?